Siamo riusciti a far adottare l'iniziativa nelle nostre conclusioni di un marchio che consente alle imprese che adottano un codice di condotta di essere riconoscibili dai cittadini e dai consumatori, e abbiamo avviato, chiaramente come avevamo annunciato, un focus sull'impatto che l'intelligenza artificiale può avere nel mercato del lavoro, consapevoli come siamo che questa rivoluzione tecnologica avrà su tutti i settori, delle conseguenze che avrà su tutti i settori e sulla vita potenzialmente di milioni e milioni di lavoratori. La dichiarazione si occupa ovviamente di molti altri temi, Indo-Pacifico, sicurezza economica, catene di approvvigionamento, si occupa del nesso clima-energia. Siamo consapevoli chiaramente che le grandi sfide del mondo di oggi siano pienamente interconnesse, per questo abbiamo voluto mantenere, costruendo sui risultati della presidenza giapponese dello scorso anno, abbiamo mantenuto alte le priorità dei temi legati all'Indo-Pacifico, alla sicurezza economica, con l'obiettivo chiaramente di dare un messaggio chiaro, particolarmente alla Cina. Noi siamo aperti al dialogo, ovviamente, però le nostre imprese devono poter competere ad armi pari, perché il mercato può essere libero solamente se è anche equo, quindi libero mercato ma in un quadro di concorrenza leale. Abbiamo riservato una particolare attenzione anche al Mediterraneo, come sapete, che è il nostro mare, che ha ritrovato una sua centralità.